Amen, amen. Accomodate. Gesù è in mezzo a noi. Ed egli questa sera vuole ancora compiere la sua missione. Egli è venuto per adempiere. Ha detto Gesù: io non sono venuto per abolire, ma per adempiere tutte le promesse del Padre. Lode Gesù Cristo. E lui li ha adempiuti venendo sulla terra. Tutto ciò che era la legge, le norme nel rapporto con Dio. Dio aveva stabilito un patto, il patto, il vecchio patto, quello della legge, che nessun uomo riuscì a compiere. Solo Gesù ha concluso, ha perfezionato. E quindi egli è venuto per adempiere, e nella sua vita ha adempiuto la volontà del Padre. E ha completato, iniziando un nuovo patto, quello sulla grazia. Quindi la nostra salvezza e il nostro rapporto con Dio non è più per opere, ma per grazia, per mezzo di Gesù Cristo. Cioè per mezzo di Gesù. Dice: c'è un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Gesù Cristo. Non ci sono altri mediatori. Al versetto 6 del capitolo 11 di Romani, leggiamo: ma se è per grazia, non è più per opere, altrimenti la grazia non è più grazia. Che dunque? Quello che Israele cerca non l'ha ottenuto, mentre il residuo eletto l'ha ottenuto. E gli altri sono stati induriti, secondo che è scritto, e Dio ha dato loro uno spirito di stordimento, degli occhi per non vedere, degli orecchi per non udire, fino a questo giorno. E Davide dice: la loro mensa sia per loro un laccio, un arredo, un inciampo e una tribolazione. Siano gli occhi loro oscurati in guisa che non veggano, e piegano loro del continuo la schiena. È sempre la volontà di Dio di non fare. Io chiedo che il Signore ci possa rivelare la sua volontà e che ognuno possa avere il cuore per capire le cose di Dio. Ma se non c'è un rapporto di amore verso Dio, tutto viene chiuso. Non si può comprendere. Ma se questa sera tu sei qua, e sei qua amando il Signore, vedi, qual è il segreto? Tu ami Gesù, ami il Signore. Questo è il segreto. Non è una questione di conoscenze, cioè il vecchio patto è passato. Il patto dell'adempimento della legge non c'è più. Noi lo leggiamo, abbiamo le scritture, quindi, ma il rapporto non vale più secondo la legge, ma è un rapporto, come dire, di grazia, di amore. E quindi se noi non stabiliamo questo rapporto con Dio, saremo sempre come quelli che di Israele, che dove Gesù nacque, e che non intesero la sua venuta. Dice: il Signore mandò loro uno spirito di stordimento. Signore, io riconosco che tu sei l'unico vero Dio.
il riconoscere che egli ha compiuto nella sua vita e ha compiuto un'opera, l'opera della croce per noi, ha pagato il prezzo per noi. Questo ci dà il passo, come dire, il credito. E tu puoi intendere ciò che prima non intendevi. Se questa sera tu proprio dai la tua vita al Signore, il tuo cuore, diamo il nostro cuore al Signore, perché Egli vuole avere un rapporto con noi. Egli è venuto per stabilire un rapporto di fede, attraverso la fede, ma per trasformare le nostre vite. Le vite non vengono trasformate perché si cerca di capire il Signore in maniera intellettuale, si cerca la via della legge, si cercano tante vie, ma non si vuole seguire il Signore secondo la via giusta, che è quella dell'amore. E mi viene subito Re Davide, il Salmo 18, dove lui scrive: io ti amo, Signore. Tu sei la mia rocca, la mia salvezza, il mio Dio, la mia alta rupe. E lui, in tutta la sua lotta, tutto quello che stava compiendo, il suo rapporto era di amore verso Dio. Una profonda riconoscenza verso il Signore. Ecco. Se noi viviamo questa esperienza con Dio, qual è la novità dell'Evangelo? Vieni a vivere un'esperienza con Dio. In mezzo a noi troverai esperienze di fede, fede vissuta, esperienze di vita con Dio. Hai fatto qualche esperienza? Chi ha fatto esperienza con Dio? Vedi, grazie a Dio, che meraviglia. Tutti testimoni, eh? Perché chi fa esperienza con Dio diventa un testimone, un testimonial. Oggi li chiamano così. Televisione, nel marketing, testimonial. Noi siamo testimoni della sua presenza, dell'opera sua, della grazia sua. Versetto 12. Ora, se la loro caduta è la ricchezza del mondo e la loro diminuzione la ricchezza dei gentili, quanto più la loro sarà, più lo sarà la loro pienezza. Ma io parlo a voi, o gentili, in quanto io sono apostolo dei gentili. Glorifico il mio ministero per vedere di provocare a gelosia quelli del mio sangue e di salvarne alcuni. Poiché se la loro reiezione, la loro riconoscenza, riconciliazione del mondo, che sarà la loro riammissione, se non una vita d'infra i morti. E se la primizia è santa, anche la massa è santa. Se la radice è santa, anche i rami sono santi. E seppure alcuni dei rami sono stati troncati, tu che sei olivastro, sei stato innestato in luogo loro, sei divenuto partecipe della radice e della grassezza dell'oliva. Non ti superbire contro i rami, ma se ti insuperbisci, sappi che non sei tu che porti la radice, ma la radice che porta te. Questo nel rapporto con Israele. Ecco, noi dobbiamo sempre riconoscere che Israele è sempre il popolo di Dio e che noi siamo stati innestati, siamo stati inseriti nel popolo di Dio, ma loro rappresentano la radice. Allora tu dirai: sono stati troncati dei rami perché io fossi innestato. Bene, sono stati troncati per la loro incredulità. L'incredulità è come una malattia.
delle piante, no? E dice che quei rami sono stati troncati a causa dell'incredulità. Quali sono i rami che vengono troncati in un albero? Non sono quelli che non portano frutto, che hanno perso la vita, si sono seccati. Vedi cosa produce l'incredulità? Toglie la vita, toglie il succo vitale. E l'incredulità è qualcosa che viene dallo spirito del presente secolo, dal mondo. Combatti questo spirito immondo che consuma e rende sterile. Lode Gesù Cristo. Consuma e rende sterile, rende secchi, senza vita, senza forza, senza il succo vitale. Dio vuole per noi la vita e la vita in abbondanza. Sai cosa vuole il Signore? Abbondanza. Vuole riempirci in una maniera, lo dice, se noi siamo pronti, apriamo il nostro cuore, la sua risposta sai qual è? Traboccante e ricolma. Cioè, è una risposta più grande di quello che noi possiamo pensare, più forte di quello che è. Basta che tu fai un passo, lui ne fa 10 verso di te. Fai un piccolo passo verso il Signore di fede e lui ne fa 10 verso di te. Bene, sono state troncate per la loro incredulità e tu sussisti per la fede. La fede, quale dono prezioso. Dice che la fede viene dall'udire, capitolo 10 di Romani. La fede, il dono della fede, dov'è che si trova? Come il tartufo, tu pensi? Viene dall'udire la parola di Dio. E quelli che ne sono esercitati attraverso la parola ne hanno tanta. Lode Gesù Cristo. Poi abbiamo visto questa mattina in Tessalonicesi che ci vogliono le opere poi della fede. Che la fede diventa, si secca, perde vita, si inasprisce se non ci sono le opere. Ci vogliono le opere della fede e poi dice che ci sono le opere dell'amore, le fatiche di amore. Opere di fede e fatiche di amore. Lode Gesù Cristo. Tu vuoi sperimentare la potenza di Dio nella tua vita, l'unzione di Dio, quella caparra che Egli ha promesso per noi. Egli ci ha promesso una parte e se noi la viviamo è per noi quella parte. Se tu la vivi, Dio te ne rende partecipe. Perché se Dio non ha risparmiato i rami naturali, non risparmierà neppure te. Vedi dunque la benignità e la severità di Dio. La severità verso quelli che sono caduti. La caduta, vedi, quando qualcuno cade, io vedo che umanamente c'è sempre una ricerca del colpevole. Quando qualcuno viene meno nel rapporto con Dio, nella chiesa, non vengo più in chiesa, minacce, sono minacce che il Signore ascolta, vedete. Io non ho mai in vita mia pronunziato questa parola, ho timore, ho grande timore. Sapete perché? Perché lo dice qua? Perché Egli è anche un fuoco consumante. E poi attira verso di noi quella maledizione da cui noi siamo stati liberati. Perché chi cade
cade perché decide di seguire qualcun altro, di seguire qualcos'altro. Non è colpevole il pastore, il fratello, la sorella. Perché esiste, ricordati, il perdono e la misericordia. O no? Perdono e la misericordia di Dio che Egli ha portato. Egli ha portato pietà, misericordia. Ecco che noi vivendo questo, la pietà e la misericordia di Dio, veniamo fortificati nell'albero di Dio. Noi diventiamo più forti, perché la nostra forza, il Signore, non è il rapporto nel corpo di Cristo, non è perché noi andiamo d'accordo umanamente che siamo forti perché amiamo il Signore. E più è forte l'amore verso il Signore, e più c'è forza di perdono, c'è forza di superare i problemi, c'è forza di superare tutto ciò che è umano. Ricordatevi questo, lo dice qua. Se tu perseveri, la severità verso quelli che sono caduti, ma verso te la benignità di Dio, seppur tu perseveri nella benignità. Dove devi perseverare? Malignità o benignità? Benignità. Dice, ma mi ha calpestato il callo, mi ha calpestato il piede, dico io per dire, mi ha fatto un torto. A volte si cerca la scusa per rompere il rapporto con Dio, ma noi lo sappiamo bene che è una scusante per dire è colpa di questo, è colpa di quello. Se io devo guardare il prossimo, se il mio rapporto con Dio dipendeva dal prossimo, io non ero qua. Cioè, io personalmente non ero qua. E se era la legge del mondo a vivere e a condurci, molte di noi saremmo qua. Io lo raccontavo stamattina. E Dio vuole che noi viviamo, no? Il rapporto di fede, di amore con Lui e in mezzo a noi. Poi diventiamo degli elementi, degli esempi, gli esempi di fede, no? Io vedo che molte persone, molte che frequentano il nostro centro non sono battezzate, ma sono attratte da questo modello che vedono che noi viviamo, di amore, e che vedono che non è un amore normale, è soprannaturale, dove c'è la misericordia, il perdono. Ogni tanto c'è qualcuno che mi dice, ma quello ha sbagliato, ha fatto questo, ha fatto quest'altro. Se ero io l'avrei cacciato. E questo ha fatto questo, questo ha fatto quell'altro. Sai quante me ne dicono al giorno? Oppure, se il nostro rapporto è un rapporto umano, noi non saremmo qua, eppure noi ci siamo. Siamo umani, ma in noi vive lo Spirito di Dio. E poi queste persone vedono l'amore di Dio, la misericordia e il perdono, l'interesse verso l'uomo, l'umanità, l'anima, più che il resto. E questo poi li attrae, dice, ma è una cosa, cioè non è umano. È quello che mi hanno insegnato, quello che ho vissuto nella vita, dice, è il contrario. Dice, ma da dove vengono questi? Che cos'è? La Chiesa è un'ambasciata del cielo. Non tolleriamo il peccato, nel senso, non è per questo in mezzo a noi c'è il peccato. Peccato è peccato. E produce il male. Lode Gesù Cristo. E anche quelli
Altrimenti, se tu non perseveri nella benignità, anche tu sarai irreciso. Vedi? La via della malignità. Qua lo dice, chi non persevera nella via della benignità, verrà irreciso. Significa che al contrario, chi si fa toccare dalla malignità, cioè, ovvero, uno dice malignità, ma è lo spirito malevole del diavolo. Quando regna e uno lo fa regnare attraverso di sé, poi verrà reciso. Quindi non vi fate meraviglia ogni tanto se vedete che qualcuno viene reciso, qualcuno viene innestato, è normale. La potatura, il potatore taglia i rami che non servono. E colui che è il potatore è il Signore Gesù, non è il pastore. Io cerco sempre, perché sono stato chiamato, perché questa è la mia chiamata, di salvare. Quindi sino alla fine, salvezza, salvezza. Ravvedimento, ravvediti, taglia col peccato, perdona, abbia misericordia, perché ci fa bene a noi. Sai a chi fa bene perdonare? A me, a te. Se tu perdoni, fa bene a te stesso, è una medicina per la tua vita. Tu hai una buona medicina che ti dia salute, benessere nell'animo, nello spirito, nel corpo, perdona. Signore, io voglio perdonare tutto e tutti. Rancori? Niente, nessuno. Nessun rancore. Nessun pensiero maligno, malevolo, radice amara che possa produrre il male dentro di noi. Non lo, io rifiuto ogni radice. Via, via, via. Via ogni radice. E ogni pensiero, Signore, liberami. A volte tu non ne puoi fare a meno. Significa che c'è un legame dentro. Quando si avverti questo, vieni in chiesa. Io ho l'ufficio sopra, che pregherò per te. Lode Gesù Cristo. Anzi, facciamo una cosa. Chiudiamo gli occhi. Chiudete gli occhi. Non si guarda. Alleluia. Chi ha questo problema? Alzi la sua mano. Io pregherò affinché si sciolto da questo legame che produce negatività nella tua vita. Signore, io ti prego che questo legame, che ogni radice sia spezzata dentro. Via nel nome di Gesù Cristo. Ogni radice amara. Ogni legame negativo, ogni parola, pensiero, sentimento negativo sia spezzato nel nome di Gesù. Amen. Amen. Dai. Dobbiamo imparare a perdonare. Perdona tutto. Fai un condono tombale. È una medicina per la nostra vita. La medicina migliore qual è? È quella che puoi dare al tuo prossimo. Perché è il Signore che interviene in noi. Dice, come funziona? Dice, questa medicina. Funziona che lo Spirito di Dio interviene in noi e ci purifica. Signore, voglio perdonare. Signore, voglio sopportare. Voglio sopportare le debolezze dei deboli. Capitolo 14 di Romani dice che coloro che sono forti, che se Dio ti rende forte, non ti ha reso forte affinché tu quando cammini col petto di fuori. Uno è forte per sopportare i deboli. Lode Gesù Cristo. Il forte sopporta i deboli. E non ne fa una discussione di fede, non apre, come si chiamano, quelle trasmissioni televisive, come
tavoli quadrati. Sopporta. Basta. Dice che quello che ci deve sostenere e fortificare non è la dottrina, non sono i venti dottrinali, le novità, che dice, sai, ho sentito che un vento nuovo, lascia stare. Quello che ci deve fortificare è la grazia, è la grazia di Dio. Lode Gesù Cristo. I venti dottrinali servono solo a smuovere chi è stabile. E servono a fare vedere chi non è stabilizzato, chi non ha le fondamenta nel Signore, ma ha le sue fondamenta e le sue radici su altro. Ma le nostre radici devono essere su Gesù, sulla grazia di Dio, sull'opera della croce. Amen. Gloria a Gesù Cristo. Chi ha le sue radici in Cristo, forte. Nessuno lo può smuovere. Nessuno. Lode Gesù Cristo. Andiamo al versetto 4 del capitolo 12 di Romani. Dice, poiché siccome in un solo corpo abbiamo molte membra, tutte le membra non hanno un medesimo ufficio. Perché Dio, qual è la visione del Signore per noi? Perché Egli ci prende, dice, dall'ulivo selvatico, ci taglia dall'ulivo selvatico e ci innesta nell'ulivo domestico. È scritto qua, versetto 24, capitolo 11. Poiché tu sei stato tagliato dall'ulivo non per sua natura selvatica, sei stato contro natura innestato nell'ulivo domestico. Quanto più essi che sono dei rami naturali saranno innestati nei loro propri ulivi? Questo parla del popolo di Israele. Vedi, contro natura. Cioè Dio opera in maniera contro la natura, la sua potenza e la sua visione è al di là di quelle che sono le leggi naturali. Che io questo l'ho imparato guardando un po' le piante degli ulivi qua. Che l'innesto si fa al contrario, si innesta il ramo domestico in quello selvatico, mentre il Signore ha compiuto un'altra cosa. Ha preso noi che eravamo rami selvatici e ci ha innestato nell'ulivo domestico. È vero, Antonello? Lode Gesù Cristo. Lui ha compiuto qualcosa, dice, contro natura qua. Per salvarci. Perché il suo amore è così grande che sovverte tutte le leggi della natura. Questo è il suo potere. Così noi possiamo vivere nell'albero che è Gesù Cristo. Torniamo a capitolo 12, versetto 4. Così noi che siamo molti, siamo un solo corpo in Cristo, perché la sua volontà è che noi formiamo da rami selvatici un corpo. Questa è la visione. Noi dobbiamo acquisire la visione di Dio. E la visione di Dio è la visione del corpo. Noi non dobbiamo essere, non ci dobbiamo vedere come singoli, ci dobbiamo vedere come corpo, parte di un corpo. Tu vuoi che la vita sia in te, la vita di Dio? Non è solo conoscere Gesù nel senso accettare Gesù, non è solo la salvezza, devi essere innestato nel corpo, devi vivere nel corpo, se no
Hai conosciuto? Perché molti si fermano all'Evangelo della salvezza. Dici tu, credi in Gesù? Sì, apposta, io. E il resto, come facciamo? Il resto della vita. Dici, no, tu vivi dal ramingo, dove sei? No, tu devi essere innestato in un corpo, nel corpo di Cristo, per vivere la tua, la natura e la visione che Dio ha per te. Sai che il Signore ha una visione, una meta per noi? Dio ha una visione per te, ha un compito per ognuno, ha un compito per te, ce l'ha, lo devi scoprire, ma lo scoprirai nel corpo, quando sarai innestato nel corpo, tu riceverai, sentirai qual è la tua missione. Non più single. Io ho visto che sono quelli che giocano il single, come nel tennis. Il regno di Dio si gioca insieme nel corpo di Cristo. E nel corpo tu riceverai la visione, riceverai la missione. Il senso della vita. Ma fuori da questa visione, anche coloro che credono, anche coloro che credono, vivranno male. Perché c'è una parte del popolo di Dio che vive male. Vive, ogni tanto io vedo, sento, perché si vive male? Perché si vuole vivere la propria vita staccata dal corpo. Non è così, è contro natura. La natura di Dio vuole che noi viviamo nel corpo di Cristo, innestati in un corpo. E allora che cosa avviene? Chi vuole essere, diciamo, ramo a sé, vive queste tensioni. Vive le tensioni, vive le oppressioni, vive i legami di questo mondo, vive le paure. E dice, ma perché? Io ho creduto in Gesù, ancora vivo le paure. Perché devi farti innestare nel corpo di Cristo. Vuoi risolvere i tuoi problemi? Problemi di paura, di ansia, di depressione, mancanza di visione, mancanza di speranza. Se tu lo vuoi, se lo desideri, digli, Signore, voglio fare parte del corpo. Alza la tua mano, chiudiamo gli occhi. Chi lo desidera, chiudete gli occhi, alzate la mano e io prego per voi. Signore, ti voglio presentare queste mani alzate, Signore, innestali nel corpo. Innestali, Signore, affinché possano ricevere la vita, la visione. La visione tua, che tu hai stabilito per loro, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Perché i cristiani single ci sono, ce ne sono tanti. E il diavolo vuole, sai che è felice. Il diavolo è felice, dice, mezzera. Quale corpo? Single. No, single non sposati. Single autonomi che fuori dal corpo che fanno quello che vogliono. Dice, no, io sono un cristiano atipico. Pastore, cristiano atipico. Che non c'è nella Bibbia, pastore. Scusa, ma dove è scritto? No, pastore, Dio mi ha dato una visione grande. Ci sono... E quelli si sentono i Maradona del cristianesimo, no? Hai visto un Falcao del cristianesimo, un Maradona, un Pelé. È quello che non vede la sua vita innestata in un corpo, ma vede la sua vita a sé. Però poi, se fai un'analisi spirituale, oppressione, paure, incertezze, mancanza di obiettivi, vivono male, non è che vivono bene. Alcuni sono poi ingannati dalle ricchezze, no? Io ho incontrato una sorella, un fratello che conoscono il Signore. Queste sono anche esperienze poi di vita, però siccome sono ammaliati dalle ricchezze, dicono, ma noi siamo benedetti dal Signore. Ah sì, e qual è la benedizione? Non me l'ha detto, però se tu credi che la ricchezza è segno di benedizione, sì, e quindi
Satana, il diavolo, quando tentò Gesù nel deserto, gli disse: li vedi questi regni che mi sono stati dati? Te li do. Domanda: era ricco o no Satana? Ricchissimo, ha una potenza incredibile, un potere nella ricchezza. E che è segno di benedizione? Non è il segno della benedizione, perché l'inganno delle ricchezze diventa un inganno. E qual è allora il punto? È che Gesù deve regnare e noi dobbiamo fare parte del corpo di Cristo. Le ricchezze di questo tempo servono, devono servire a fare il bene, se no inutile. Le ricchezze di questo tempo sono ricchezze inutili, tanto rimarranno qua. Vi do una cattiva notizia, rimarranno qua. Lode Gesù Cristo. C'è qualcuno che è rimasto afflitto da questa parola, ma come? La verità è, non te li puoi portare, oh, non ti puoi portare con te gli euro. Dice: ma io ho un fondo pensione, mi dispiace. Gli eredi godranno, gli eredi. Lode Gesù Cristo. Quindi confidiamo nel Signore, fratelli. Il vero senso, tu vuoi acquisire il senso della vita, fatti stare nel corpo di Cristo. Vivi non da single, ma come corpo, nell'uomo di Gesù Cristo. Chiedilo al Signore, lui lo farà, lo farà. E quando lo farà, ti dirà pure qual è il tuo obiettivo, la tua missione, e tu acquisirai il senso della vita. Lode Gesù Cristo. Alziamoci in piedi.